La rassegna stampa è offerta da... Venerdì 2 ottobre 2015, buongiorno, ben ritrovati all'interno della rassegna stampa di Lecce News 24. Tante le notizie del giorno, andiamo a leggerle sulle prime pagine dei principali quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Messaggero, riforme, maggioranza più larga. Al Senato il governo accelera sull'articolo 1, raggiunta quota 177 con l'appoggio dei verdiniani, bagarre delle opposizioni, oggi test dei voti segreti. Per il Premier superato l'ostacolo più duro. Al centro la strage nell'Oregon, annuncia sui social e al college uccide 13 persone. I ragazzi su Twitter, aiuto, ci sparano. Giro di vite sui manager pubblici, tetto a stipendi, stop ai maxi bonus. Le retribuzioni saranno legate alle dimensioni dell'azienda. Le riforme anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno, la battaglia sui voti segreti, il governo studia le contromosse per evitare le trappole in aula. La rabbia di Marino sul Papa, su di me non doveva rispondere. Lecce, sfida dell'Ateneo, ecco tre nuovi corsi, farmacia, agroalimentare, scienze motorie, una risposta al calo delle iscrizioni che mette a rischio i finanziamenti. L'emergenza Xylella, l'Unione Europea non perdona, l'ordine è tagliare gli ulivi, più abbattimenti eseguiti e meno sanzioni, Stefano ma si elimini il blocco per la vite. Passiamo alla Gazzetta di Lecce, e scienze agroalimentari e farmacia, ecco la scommessa dell'università, anche scienze motorie con un corso triennale orientato alla salute e al benessere, il cospicuo calo degli iscritti può portare a un taglio di 10 milioni nel 2018. In basso l'emergenza Xylella, viticoltori, uno spiraglio, Emiliano scrive al commissario europeo per la revoca del blocco, intanto gli ambientalisti salentini ribadiscono il loro secco no al piano per l'abbattimento degli ulivi. Nuovo quotidiano di Puglia, edizione di Lecce, più iscritti o Ateneo a rischio, la conferenza di Unisalento, istituiti nuovi corsi, farmacia, agraria e scienze motorie, l'appello del rettore, senza la svolta 10 milioni di euro in meno dal 2017. Al centro il caos Frecciarossa, subito il vertice con Ferrovie dello Stato, i parlamentari PD incalzano Del Rio. Sergente mano morta, si va verso il processo, 11 donne molestate in centro, indagini chiuse. Pagine interne del quotidiano, regalo da 20.000 euro, riaccendete Santa Croce. L'architetto Andrea Novembre rinuncia al premio del comune, una mano per pagare l'Enel, il barocco non resti al buio. La proposta a 4 mesi dal blackout è legato al contenzioso, il primo sì di Gabellone, un incontro a breve. Doppia pagina dedicata all'università e alle sue sfide, Ateneo, scossa di Zara, più iscritti o fra 3 anni perderemo 10 milioni, conferenza di inizio anno, l'appello del rettore, la scommessa da agraria a farmacia, ragazzi studiate qui, le carte per il prossimo anno tra i nuovi corsi, anche scienze motorie. Il cantiere sulla 275, dubbi ANAS, l'ira dei parlamentari, schiaffo al Salento, alto là del presidente Armani, sì al raddoppio. Passiamo alla cronaca, 11 donne molestate, sergente verso il processo, chiuse le indagini su Riccardo Schiavoncini, palpeggiamenti e accuse di violenza sessuale. Dalla provincia a Racale, in casa armi e droga, sconterà 8 anni, Gianluca Spiri fu trovato in possesso di pistole, fucili e 7 etti di eroina, condannato con il rito abbreviato, il quarantenne arrestato il 22 febbraio scorso dai carabinieri dopo una perquisizione. E infine lo sport, Bitetto, Lecce, il Catania si batte con il ritmo alto, l'avversario gruppo forte ma si può mettere in difficoltà, intanto la situazione in casa giallorossa, Mosca e Curiale out, il tecnico Asta rilancia Dumbia e il rumeno Suciu. È tutto anche per oggi con la nostra rassegna stampa, vi ricordo notizie e aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito www.leccenews24.it. Grazie e buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...